Ciao ragazzi, sono Juventino Periferico e in questo video ragazzi volevo un po' discutere. Non prendete i miei video come niente. Anzi, tanto. Non è che faccio visual, che so che non faccio niente. Dunque, allora, di cosa parliamo? Allora, è venuta fuori una moda. Perché è una moda? È una cosa che è venuta fuori non da poco, da tanto. Allora, la moda è che se hai più iscritti, sei diciamo più seguito, come ovviamente. Però ragazzi, allora, io non faccio parte di questa categoria, perché ho notato, ho visto, mi sono fatto un'idea che dire iscriviti al mio canale non serve. Ma per quale motivo? Come ovviamente è logico e anche comprensibile, se il canale viene apprezzato da utenti esterni, perché YouTube è fatta da gente esterna che ti giudica per quello che sei, per quello che porti e per quello che da quello che trasmetti, perché un video deve trasmettere qualcosa. Però allora, che c'è però c'è il problema che quando vai su determinati canali ma perché non gli hai parole? Perché non ho scritto niente, ragazzi, che non mi piace. Quando vai su determinati canali c'è sempre questa guerra, perché è una guerra inutile. Guerra è un perditempo, io lo penso così, è un perditempo di diciamo, adesso non prendetemi, tanto lo so che ci saranno commenti negativi o commenti di altre persone che non so se guarderanno fino alla fine di questo video. Allora, ci sono utenti che vanno sotto ad altri video di altri youtuber a sputtanare. A creare casino. Gli altri utenti, per dire non ti iscrivere a quel canale perché non ne vale la pena, oppure quello che pensa di esserti amico su YouTube invece tutt'altro, ti ha solo usato per determinati scopi di iscritti, poi si è comprato gli iscritti. Ma ragazzi, YouTube è, diciamo, è una piattaforma, un mondo a sé, perché ragazzi, ognuno mette la propria idea, la propria passione, la propria
idea di far video, una propria diciamo personalità a fare video. Io ragazzi non faccio video per monetizzare, che non serve, non so neanche come si fa, non mi interessa. Però ragazzi, vedo tanta di quella invidia, che si chiama invidia, tanta invidia da parte di altri utenti che scrivono sotto nei commenti ad altri video per dare per fare cattivo gioco, oppure di suggerire ad altri youtuber quello in quello che hanno detto nelle live, perché certi hanno detto il tuo nome, allora non ti va bene perché sai dopo di essere in mezzo. Ragazzi, dai, finiamola, a parte che ragazzi non... Ma perché mi sono messo a fare questo video qua che non c'entra niente? Ho detto così, ho fatto un video così tanto perché avevo voglia di esprimere un mio pensiero, ma lo so che sarà sbagliato quel discorso che faccio, perché so già che questo video non verrà visto fino alla fine, perché non sono considerato poco, niente, tanto, sì, quei pochi iscritti che ho, in realtà pochi ma buoni, ma almeno ho una piccola community che mi segue per quello che sono e per quello che porto e per la sincerità della persona che sono. A parte che io non giudico nessuno, non voglio giudicare nessuno, non voglio essere in mezzo a nessuno, però vedo tanta gente in chat, tanta gente nelle live che ti estrapolano la realtà di quello che non sei, perché ci sono certi commenti di altre persone o di altri utenti che ti dicono, cioè ti scrivono quello che penso io degli altri youtuber o degli altri utenti che scrivono in chat e ti dicono ti dicono le peggiori insulti, ma questo non so se fa parte del gioco. Io non voglio dire, non voglio criticare nessuno, però ragazzi, a parte che ragazzi YouTube è fatta da una piattaforma di milioni di persone che ti visualizzano, che ti ascoltano, ci hanno voglia e scrivono il loro commento. Però ragazzi, ognuno è come si dice, ognuno ha modo di pensare per conto suo, però non mettere in mezzo anche altre persone che non c'entrano. Io non faccio il mio, non è il mio caso, io faccio un video così perché a parer mio ho voluto fare una piccola considerazione a caldo
caldo così, un mio pensiero che mi sono fatto su YouTube in questi mesi, in questi giorni di utenti che fanno il loro passatempo una critica continua a YouTuber che non c'entrano, perché non serve, ragazzi, non serve, non so, questo accanimento da utenti che si mettono in chat per insultare altre persone per passatempo suo personale, non lo so. A parte che, ragazzi, non prendete questo video come dissing, perché non voglio fare dissing. Ma almeno, se faccio dissing, almeno mi dite sotto nei commenti se è così, se lo faccio così, no, ma non penso, questo è il mio pensiero personale. Non voglio essere contro a nessuno. Comunque, niente. Questo è un piccolo riassunto che voglio fare, che ho voluto fare. Mi pare di essere tornato ai vecchi movie blog che facevo una volta, che adesso non ci sono più. Non so se è un bene o un male, ma tanto lo faccio. Dopo, per chi vuole sentire questo YouTuber. E niente, ragazzi, come ripeto, per chi si vuole iscrivere al canale, io non faccio problemi, a parte che non lo so se è giusto a dire iscriviti al canale. Per quale motivo iscriviti al canale? Cioè, per me la frase iscriviti al canale, metti mi piace, ecco, commenta qui sotto, va bene. Però iscriviti al canale, per me lo escludo. Perché, ragazzi, ognuno che visualizza, clicca su ogni video di ogni YouTuber che fa un video, deve essere l'utente esterno a dire: ma guarda, mi iscrivo perché questo qua dice robe giuste o sbagliate. Però è obiettivo, con pacatezza, perché sono molto pacato nei video. Però, ragazzi, deve essere proprio l'utente esterno a dire: mi iscrivo perché ne ho voglia. E questo no, non viene forse recepito da YouTuber che fanno video. A mio modesto parere, dopo non lo so. Iscriviti perché ho bisogno di iscritti, oppure iscriviti perché bisogna che arrivo a un determinato obiettivo. Ragazzi, arriviamo a 1000 iscritti perché ne ho bisogno per fare i post. No, no, no. Ormai ho cambiato. Ho pensato in modo sbagliato di dire cose. Io lo faccio per scherzare, ma ragazzi, per chi vuole iscriversi, per me fa piacere, però non è un obbligo, perché io non obbligo nessuno. Ok? E se vi piacciono i miei video, meglio, meglio. È una garanzia per me. E anche voglia di fare più video e incentivarmi a portare contenuti che a mio parere potrebbe piacere alla gente, bene o male che siano.
ragazzi, io non porto progetti di video ogni giorno, non porto argomenti, non sono uno youtuber calcistico, perché non mi vado a documentare sui video della Juve, sì, notizie della Juve, calciomercato, ultima ora, chi arriva, chi non arriva, chi no. Ragazzi, portare video diversi ma con naturalezza è meglio. Anche video improvvisati, così va bene, a mio modesto parere. Dopo, per chi voglia sentire questo youtuber, a me è meglio. Bene ragazzi, dai, ci sentiamo e niente, spero di avere un po', non lo so, di aver fatto capire un po' alla gente, ma non penso, tanto non mi bada nessuno, diciamo, non sto là a dire i dettagli che non, delle cose che voglio dire. Se la gente capisce, capisce. E se no ci sono altri canali meglio. Va bene, ma in linea generale penso che avete capito il succo del discorso del video. Va bene? Comunque ragazzi, smettiamola di fare dissing da parte di gente che non c'entra niente, oppure sotto nelle live va a offendere certe persone che non c'entra niente o che non ne vale la pena a punzecchiare, tanto per una cosa in più da dire, adesso mi sono anche incantato, mi vengono le frasi, ma dopo perdo la condizione della frase. Va bene, non andate a fare casino sugli altri chat, perché non serve a niente. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e commentate. Ecco, a posto. Ragazzi, dove ci sentiamo? Ciao a tutti. Va bene, il video non verrà visto fino alla fine. E comunque ho detto il mio pensiero e chi capisce capisce, e noi ci sentiamo. Ciao ragazzi, da Juventino periferico, è a posto, va bene? Ciao a tutti.